Quiz di elettrostatica, prima domanda. È falsa, non è vero che isolanti e metalli si possono caricare efficacemente con tutti e tre i metodi. Lo strofinio è efficace per gli isolanti, mentre i metalli si caricano per contatto e per induzione elettrostatica. In particolare lo strofinio è poco efficace per i metalli, mentre contatto e induzione elettrostatica non sono efficaci per gli isolanti che non hanno o hanno pochissimi elettroni di conduzione liberi. Seconda domanda, toccando con un dito un elettroscopio carico positivamente, gli elettroni passano dalla persona all'elettroscopio che si scarica. Questa è vera, infatti vediamo l'elettroscopio carico positivamente. Toccando con il dito è come collegare a terra l'elettroscopio. Gli elettroni passano dalla mano all'elettroscopio e vanno a neutralizzare la carica positiva dell'elettroscopio che si scarica. L'ago si abbassa perché sia l'ago che il sostegno diventano elettricamente neutri, grazie a questi elettroni che vanno a neutralizzare le cariche positive. Terza domanda, un elettroscopio è già carico, ma non sappiamo di che segno. Avviciniamo una bacchetta di plastica strofinata e l'ago si abbassa. Allora l'elettroscopio era carico positivamente, questa è vera. Infatti vediamo qua l'elettroscopio carico positivamente, la stessa figura di prima della domanda precedente. Avviciniamo la bacchetta di plastica elettrizzata, quindi di carica di segno negativo. Questa bacchetta respinge gli elettroni di cui è pieno il metallo che forma l'elettroscopio, li respinge verso il basso. Così questi elettroni vanno a neutralizzare in parte o tutta la carica positiva che si trovava sul sostegno e sull'ago, che quindi non si respingono più o si respingono di meno rispetto a prima, quindi l'ago si abbassa. Domanda 4. Nel caricamento di un metallo per induzione elettrostatica è indifferente se prima si allontana la bacchetta carica e poi si stacca il dito oppure si fanno le due operazioni nell'ordine contrario. Questo è falso perché prima bisogna staccare il collegamento a terra e poi allontanare la bacchetta carica. Infatti se prima si allontanasse la bacchetta carica, come in questo disegno, e si lasciasse il collegamento a terra, gli elettroni di conduzione che erano saliti dal terreno, questi, perché attratti dalla bacchetta carica, in questo caso positiva, hanno modo di ritornare nel terreno. E quindi se soltanto a questo punto si stacca il collegamento a terra, la sfera rimane neutra. Invece è necessario prima interrompere il collegamento a terra, così che questi elettroni che sono saliti dal terreno sulla sfera non possano più sfuggire, e soltanto dopo bisogna allontanare la bacchetta. Questo si vede anche nella risposta numero 7. Gli elettroni che salgono dal terreno vanno a neutralizzare queste cariche positive che si sono formate per induzione elettrostatica sulla sfera e quindi adesso il lato lontano rispetto alla bacchetta è neutro grazie a questi elettroni che sono saliti. Ora si stacca il collegamento a terra e soltanto dopo si allontana la bacchetta. Così queste cariche negative che erano affacciate tutte dalla parte della bacchetta vanno a distribuirsi uniformemente sulla superficie della sfera. La domanda numero 7 diceva se è vero o no che la sfera si carica dello stesso segno della bacchetta elettrizzata. Questo è falso perché la sfera si carica del segno opposto. Infatti vediamo che la bacchetta era carica positivamente, ma la sfera alla fine sarà carica negativamente, proprio grazie agli elettroni del segno opposto alla bacchetta che sono saliti dal terreno. Domanda 5. Un pendolino di metallo neutro non viene attratto né respinto da una bacchetta di vetro elettrizzata. Questo è falso perché il pendolino viene sempre attratto dalla bacchetta elettrizzata, sia che sia di segno positivo sia che sia di segno negativo. Facciamo il caso che la bacchetta sia positiva, quindi di vetro. La bacchetta causa il fenomeno dell'induzione elettrostatica, quindi da parti opposte della pallina di metallo si dividono le cariche negative da una parte e le cariche positive dall'altra, perché gli elettroni di conduzione sono migrati verso sinistra. Allora il lato sinistro A viene attratto dalla bacchetta perché sono segni di cariche di segno opposti e questa è la forza di attrazione sul lato sinistro FA. Invece il lato destro B viene respinto dalla bacchetta perché sono cariche dello stesso segno, la bacchetta e B, e questa è la forza di repulsione FB. Però la forza di repulsione è più debole della forza di attrazione perché l'attrazione avviene a una minore distanza, che è questa, tra la bacchetta e il lato A, mentre invece la repulsione avviene a una distanza maggiore tra la bacchetta e il lato lontano. Quindi queste due forze sono opposte ma non sono uguali, essendo più intensa la forza sul lato vicino. E quindi alla fine viene una forza totale attrattiva.
che fa inclinare il pendolino dalla parte della bacchetta. La stessa situazione si verifica con una bacchetta di carica negativa e con i segni scambiati. Quindi sul lato vicino vengono le cariche positive e sul lato lontano le cariche negative. Però di nuovo l'attrazione è più forte della repulsione, perché l'attrazione avviene a minore distanza rispetto alla repulsione. E quindi anche con una bacchetta di plastica, quindi elettrizzata negativamente, il pendolino viene comunque attratto. Domanda 6. I materiali isolanti hanno pochissimi elettroni di conduzione liberi, mentre i metalli ne hanno 1-2 per atomo. Questa affermazione è vera, infatti qua vediamo i metalli, il reticolo cristallino e gli ioni positivi sono gli atomi che hanno perso 1-2 elettroni ciascuno e quindi il reticolo è pieno di elettroni liberi. Negli isolanti invece sono molti meno gli atomi che perdono elettroni e diventano ioni positivi. Per esempio possono essere 1 ogni milione di atomi. Quindi mentre qui abbiamo 1-2 elettroni liberi di conduzione per atomo, qui invece ne abbiamo 1-2 ogni milione di atomi, per esempio. Quindi gli elettroni di conduzione sono pochissimi, praticamente in numero trascurabile, e quindi la conduzione dell'elettricità è talmente debole da essere praticamente inesistente. Domanda 8. Una carica Q sferico puntiforme genera un campo elettrico E uguale F su Q. A rigore questa affermazione è falsa, perché la carica Q sorgente è la stessa che sta in questa formula. E allora la formula corretta del campo elettrico generato da questa carica non è questa, ma è quest'altra, l'espressione del campo elettrico generato da una carica sferico puntiforme. Noi siamo abituati a vederla scritta con la Q maiuscola, carica sorgente Q grande. Tuttavia, se uno non fa caso alla sottigliezza che la stessa Q minuscola sta sia qui sia nella formula, cioè se uno immagina di correggere questa frase mettendo qui Q grande, allora l'espressione FE su Q per il campo elettrico generato da questa carica Q grande diventa vera. Infatti la carica Q grande sorgente genera intorno a sé un campo elettrico, per esempio in questo punto dello spazio il campo elettrico è questo E. E se noi mettiamo una seconda carica, di solito si chiama carica di prova, una carica libera Q piccolo, lei sente la forza elettrica QE, infatti questo è il famoso accoppiamento tra la carica libera Q piccolo e il campo elettrico generato in quel punto dalla carica grande. E quindi con la formula inversa il campo elettrico generato in quel punto dalla carica grande si calcola attraverso il rapporto tra la forza elettrica subita da questa Q minuscola diviso la carica Q minuscola stessa. E quindi questa affermazione risulta corretta. Attraverso questi disegni possiamo anche rispondere alle domande 13, 14 e 15. Cominciamo dalla 14. Se c'è solo una carica Q grande non ha senso parlare di forza elettrica ma solo del campo elettrico. Questo è vero, infatti la carica Q sorgente genera il suo campo elettrico anche se noi non mettiamo nessuna altra carica qui in questo punto a sentire quel campo elettrico. Vediamo la domanda 15. Una particella carica Q minuscola immersa nel campo elettrico esterno E subisce una forza elettrica QE. Questo è vero, l'abbiamo detto poco fa. Si dice che la carica Q minuscolo si accoppia con il campo elettrico della Q grande e nasce la forza elettrica QE. Possiamo rispondere anche alla domanda 13. Può accadere che la forza elettrica abbia verso opposto rispetto al campo elettrico. Questo è vero e accade quando la carica che viene messa in quel punto è di segno negativo. In questo caso subisce una forza elettrica attrattiva rispetto alla carica sorgente. Come si vede, una forza elettrica nel verso opposto al campo elettrico della carica sorgente. Domanda 9. La legge di Coulomb non si può utilizzare per calcolare la forza elettrica tra due lastre cariche. Questo è vero, questa è la legge di Coulomb, che vale solo nel caso di due cariche puntiformi o sferiche, che si scambiano una forza elettrica, per esempio in questo disegno una forza attrattiva, perché per esempio cariche di segno opposti. Se abbiamo due lastre, sempre di cariche opposte, per esempio A e B, si scambiano delle forze attrattive, ma la formula per calcolare questa forza non è quella di Coulomb. Se uno vuole fare un piccolo approfondimento, si può calcolare questa forza, per esempio la forza che subisce la lastra B. Tanto quella che subirà poi la lastra A è uguale opposta per il terzo principio di Newton, il principio di azione-reazione,
Quindi se la lastra A attrae la B attrae la A con una forza uguale opposta. Per calcolare la forza sulla lastra B, dobbiamo immaginare di dividere la lastra B in tanti pezzettini puntiformi. Ogni pezzettino della lastra B ha una carica dQB, infinitesima, e questo pezzettino di carica B sente il campo elettrico generato dalla lastra A. Siccome poi questo campo elettrico generato da A è uguale in tutti i punti della lastra B, perché è un campo elettrico uniforme, allora l'integrale si semplifica e si possono sommare tutti i pezzettini di carica B a dare un'unica carica totale QB, la carica della lastra B totale, per il campo elettrico di A, che nell'ipotesi in cui le due lastre sono abbastanza vicine si può calcolare con la formula approssimativa 2πk0σ della lastra A. Al posto della densità di carica superficiale mettiamo la definizione QA diviso l'area della lastra A e quindi rimettendo a posto i termini, i vari fattori, otteniamo la forza elettrica su B è data da questa formula. Si vede che c'è K0 e il prodotto delle cariche come nella legge di Coulomb, ma al denominatore non c'è R alla seconda, cioè la distanza al quadrato, ma c'è l'area di ciascuna lastra, immaginando che siano due lastre identiche. Domanda 10. Per convenzione il flusso elettrico attraverso una superficie chiusa è sempre positivo. Non è vero, perché il flusso elettrico attraverso una superficie chiusa può essere positivo o negativo. Per convenzione è positivo quando le linee del campo elettrico escono dalla superficie, è negativo quando il campo elettrico entra nella superficie. Questo accade quando all'interno della superficie chiusa c'è per esempio una carica positiva, allora il flusso elettrico è positivo, se c'è invece una carica negativa il flusso elettrico è negativo. Questo è anche in accordo col teorema di Gauss, che dice che il flusso elettrico attraverso una superficie chiusa è l'effetto della presenza di una carica all'interno della superficie. C'è una relazione di causa-effetto che vale anche per i segni, cioè se la causa è positiva, cioè la carica elettrica contenuta nella superficie è una carica positiva, allora anche il flusso elettrico sarà positivo, il campo elettrico esce. Se invece la causa, cioè la carica elettrica contenuta, è negativa, allora l'effetto, cioè il flusso elettrico, è negativo, infatti è un flusso elettrico entrante. Domanda 11. Il flusso del campo elettrico attraverso una superficie aperta non può essere definito. È falso. Basta pensare al caso più semplice possibile di flusso elettrico quando noi abbiamo una superficie, una piccola superficie modestamente piana e un campo elettrico che la attraversa. Nel caso più semplice addirittura l'angolo tra il vettore superficie e il campo elettrico è zero. In questo caso il flusso elettrico può essere definito benissimo come rapporto del campo elettrico per la superficie. Se poi il campo elettrico fosse inclinato di un angolo alfa rispetto al vettore superficie, il flusso elettrico potrebbe essere definito lo stesso come prodotto del campo elettrico per la superficie per il coseno dell'angolo alfa. Quindi vediamo che anche per superfici aperte come sono queste, il flusso elettrico può essere definito. E questa è la definizione, per esempio. Certamente non può essere calcolato il flusso elettrico con il teorema di Gauss, perché il teorema di Gauss ha bisogno di superfici chiuse, però se è soltanto per essere definito, può essere definito il flusso elettrico. Domanda 12. In un punto il campo elettrico vale 200 N su Coulomb, allora una carica di prova di un nanocoulomb messa lì subirebbe una forza di 200 nN. Questo è vero, infatti il campo elettrico, come abbiamo visto prima, è definito dal rapporto tra la forza elettrica e la carica che subisce quella forza elettrica, la carica di prova, e se vale 200 N al coulomb, vuol dire che una carica di prova di un coulomb messa lì subirebbe 200 N di forza. Però sappiamo che una carica di un coulomb non ha senso, non è possibile generare una, in pratica in laboratorio una carica di un coulomb. È più ragionevole dividere tutto per un miliardo e immaginare una carica di un nanocoulomb. Allora, se la carica è un miliardo di volte più piccola, un nanocoulomb subirà una forza che è un miliardo di volte minore, quindi non più 200 N, ma 200 nanonewton. Infatti vediamo che questa formula si ottiene dalla precedente, avendo diviso per un miliardo sia il numeratore che il denominatore. Questo è il disegno, la carica di un nanocoulomb, che subisce una forza di 200 nanonewton.